Giulia Petrelli, schiacciatrice della Bartocini Gioiellerie Perugia, che si approccia ad un campionato veramente con molte incognite, perché scoprire le avversarie ancora è molto difficile, e soprattutto una stagione che è divisa in due gironi. Che cosa ci sarà da tenere presente prima di cominciare? Hai detto bene, hai ragione te, quest'anno è veramente difficile anche capire con chi ci andremo a scontrare, come sarà, come, quanti punti dobbiamo fare per, quindi sarà una cosa totalmente nuova, perché penso è il primo anno che fanno nella Lega femminile due gironi, quindi anche per noi è stimolante, andiamo piano piano per gradi, ci sarà un girone A che finirà più o meno a gennaio. E poi ci si rincrocerà con le prime quattro o le ultime quattro nei vari gironi tra la A e la B. E quindi sarà un campionato, oltre ad essere molto lungo, perché sarà veramente infinito, però sarà anche un campionato dove veramente ogni partita, piano piano, tassellino per tassellino, perché non è detta che sei primo a gennaio, puoi essere ultimo poi a maggio. Quindi sarà tutta una cosa da vedere piano piano. Ci si aspetta molto da Bartocini, che ha rinnovato molto, tu sei una delle nuove, arrivi dalla massima categoria e anche se non è stato ufficializzato ci sono stati dati i gradi da capitano, una responsabilità in più. Sì. Beh, lo dici te, a questo punto si può dare più o meno dire, ancora non è arrivata l'ufficialità ma sembrerebbe di sì, quindi mi prenderò oneri e onori di questo ruolo, anche perché per me è la prima volta. Quindi sono anche emozionata nel farlo, spero di poterlo fare nel migliore dei modi, e spero anche di avere la collaborazione di tutte le ragazze, perché quest'anno veramente dovremmo essere un gruppo, un team molto unito. E quindi appunto spero e chiedo la collaborazione di tutte per appunto poter arrivare al massimo possibile. Hai avuto una precedenza?